branco di ladri, a volto scoperto, andarono dritti dall'uomo preposto, dalla gente per salvaguardare l'interesse della popolazione. Gli offrirono soldi, un mucchio di soldi, per coprire un mucchio di imbrogli e diventare ancora più potenti, sempre più forti, sempre più forti. Bastano arrivare la gente, anche dai nostri. Dobbiamo ritirare l'assegno. Informazioni sulle bollette. Potremmo aprire la porta? Siamo a Robin Hood, dovremmo entrare. Non fanno entrare Robin Hood, è scandaloso. È scandaloso. Dai, entrate, Robin Hood, dai. Robin, Robin. Vai, Robin. Siamo venuti da Sherwood con i Robin Hood per rubare ai ricchi e ridare a tutti. Chiediamo le dimissioni del presidente sceriffo di Nottingham, Acea. Cittadini, il referendum ha parlato chiaro. Le bollette che vi arrivano a casa non devono contenere i profitti garantiti. Vuol dire che la bolletta che vi arriva non è quella prevista dal referendum. Deve essere ridotta del 17%. Il comitato per la pubblica acqua invita tutti della città e del felicissimo contado, gente di lettere e di toga, mercantanti e artisti di ogni arte, a rendere pubblica la propria indignazione per le mancate applicazioni delle popolari volontà espresse il passato 12 e 13 giugno, nemmeno quando il popolo tutto scelse per la pubblica partecipazione e partecipata gestione del più prezioso dei beni comuni, l'acqua. Diciamo ai cittadini che sono in fila per pagare le bollette o per chiedere informazioni che la stessa Acea che taglia l'acqua a chi è moroso anche di soli 30 euro è la stessa Acea che con quei soldi delle bollette ha finanziato il comitato per il no al referendum. Malandrini! Quei soldi, quei 200.000 euro sono di voi cittadini che pagate le bollette puntualmente ogni mese e sono i soldi che il presidente e l'amministratore delegato hanno deciso in solitudine di regalare al comitato per il no, perché evidentemente le lobby degli affari politici ed economici che stanno dietro all'interesse della vostra risorsa, della nostra risorsa, sono troppo forti e non possono accettare, non vogliono accettare il volere popolare. Ma sì, ma...